Buonasera, eccoci qui in diretta dal palazzetto di casa del Nichelino. Siamo qui questa sera dopo la partita di Coppa, vinta dal Nichelino con lo scarto di un gol e una partita al Cardiopalma. Siamo qui col Capitan Ferro, buonasera, benvenuto, e Capitan Cucinotta, benvenuto. Buonasera. Partiamo con il Nichelino, un commento su questa partita. Beh, io devo dire, cioè devo fare veramente i complimenti ai ragazzi perché sapevano la differenza di categoria e gli ho detto di non mollare fino alla fine e l'hanno fatta. Abbiamo vinto, ma anche se pareggiavamo o perdevamo non c'era niente da dire, anche perché è stata una partita veramente bella e combattuta. Infatti il risultato con lo scatto di un gol, se non mi sbaglio 9-8, la dice tutta sull'andamento della partita. Quindi sono veramente contento per i ragazzi, per me no, però per i ragazzi sì, loro se lo meritano. Certo, un capitano anche alla Time Warp, Cucinotta, anche per te la stessa domanda, un commento sulla prestazione della partita. La partita è stata sicuramente combattuta, difficile, io faccio i complimenti a Nichelino perché ha giocato veramente con voglia e cuore, sia l'andata che il ritorno. Noi forse potevamo far sicuramente meglio l'andata e star più tranquilli stasera, poi c'è poco da dire, nel senso ce l'abbiamo messa tutta, chi ha giocato ci ha messo il cuore ma non è bastato, siamo stati anche un po' sfortunati sull'ultimo tiro libero, comunque è andata così, adesso concentriamoci per sabato e non pensiamo ad altro. Certo, per la seconda domanda, sempre per il Capitan Ferro, chiedo un commento sull'avversario. Beh, sull'avversario devo fare veramente i complimenti, perché hanno dimostrato di essere veramente, a parte dei bravi ragazzi, alcuni di loro li conosco e sono sia dei bravi giocatori, tutto quanto, anche brave persone, quindi sono contento del risultato ancora di più, perché essendo la differenza di categoria, cioè, non ho parole, credimi che non ho parole, però complimenti a loro, si sono comportati veramente bene, siamo andati anche a ritorno. Come ho detto prima, abbiamo vinto noi, ma se era all'incontrario non c'era niente da dire. Certo. Facciamo i complimenti a questa squadrone che ci ha fatto veramente fare una partita tosta. Mirko, anche per te, un commento su questi avversari. Ah, io faccio un grosso in bocca al lupo per il campionato e davvero vittoria secondo me meritata, perché hanno dimostrato come ho detto prima, di aver avuto quel pizzico di voglia in più di vincere la partita. Veramente hanno fatto tutto quello che potevano fare, davvero complimenti. Chiaro. Fa piacere i complimenti dell'avversario, credimi che fa veramente piacere, e io faccio i complimenti, certo, a loro. Quindi sono veramente combattuta. Questo fair play deve essere ad esempio per tante altre squadre e per tante altre realtà. Da qui da Nichelino per questa sera è tutto, vi invitiamo per sabato al palazzetto San Giorgio perché la Temor giocherà contro il Castellamonte in casa, quindi ragazzi vi invitiamo tutti vestiti di verde a tifare Time Warp e mi raccomando, rimanete sintonizzati e a presto. Grazie ancora una volta Capitano Ferro, grazie ancora Mirko. Grazie per tutto. A presto.